Siamo nel grande salone dei vini della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, un salone bellissimo, con 54 cantine. Difficile, impossibile dire quale vedrei io per prima, perché sono tutte interessanti e c'è una varietà veramente incredibile. Sotto c'è il salone dei gastronomici, dove ci sono 30 produttori molto sfiziosi di tutte le regioni d'Italia, in pratica, dove ci si diverte ad assaggiare. Ma il Gusto in Scena non è solo vini e gastronomia, c'è anche un congresso di alta cucina. Il congresso di alta cucina è completamente diverso da uno show cooking, perché tutti siamo abituati a vedere gli show cooking. Nel congresso di alta cucina noi diamo un tema preciso, no? Un tema preciso, e i grandi cuochi, i pasticceri, e c'è anche una grande novità quest'anno che è la pizza, presentano degli studi di piatti sul tema che noi abbiamo dato. Iginio Massari, cucina del senza, cucina con, che cosa togliamo nella pasticceria per non ridurre o per non diminuire l'emozione che ci può dare un buon dolce? Prima di tutto non bisogna ridurre la professionalità individuale. E ovviamente chi cucina, chi fa pasticceria deve ricordarsi che lavora per gli altri e non per se stesso. Ovviamente l'evoluzione dell'alimentazione è continua e le necessità di oggi non sono quelle di ieri e non saranno quelle di domani. Perciò il dolce sarà senz'altro come è stato ieri, come è oggi e come lo sarà domani. Qualche cosa di particolare che catturerà il palato e regalerà emozioni soprattutto. Nel dolce dobbiamo mettere emozioni, emozioni, emozioni. Enrico Crippa, ristorante Piazza Duomo di Alba. La cucina piemontese è una cucina sapida. Come può cercare di utilizzare meno sale in una cucina così ricca di sapori? In realtà la cucina piemontese è una cucina molto sapida, legata poi al periodo soprattutto invernale, con le preparazioni del Barolo, le bagne caude, insomma, non è semplice riuscire a entrare con un concetto personale e a farsi spazio nella tradizione piemontese. Ma se ci ragioni sopra attentamente e fai uscire un po' della tua creatività, ci sono molti elementi che ti possono portare a trovare pienezza nel gusto senza dover assolutamente poi ricorrere al sale o a fondi ristretti di cucina o a riduzione di salse a base di vino o utilizzando appunto pesci conservati come l'acciuga che entra nella bagna cauda. Tutto sta nell'abilità di chi opera una cucina su questo concetto di essere in capacità di poter tirar fuori il suo. Paolo Terribellini, pluripremiato chef, qual è la sua filosofia sull'eliminare qualcosa nella cucina, lo zucchero, il grasso, il sale? Sicuramente bisogna ridurre il consumo di questi ingredienti, però non si può semplicemente togliere, dire beh, ho tolto il sale, non lo metto più. Bisogna aggiungere qualcosa che non faccia pensare al sale, che sopperisca a questa mancanza che in effetti c'è. Allora bisogna andare nel mondo vegetale possibilmente per cercare un aroma che ci distragga, che non ci faccia sentire questa mancanza. Oppure anche nel mondo dei latticini, come ad esempio la ricerca dell'umami per inserirlo in un piatto, non ci fa percepire più la mancanza del sale, perché l'umami dà sapore, è un esaltatore di sapore e si trova naturalmente sia nelle verdure, come ad esempio pomodori, o nel formaggio come parmigiano reggiano. Perciò togliamo ma aggiungiamo qualcosa per non sentirne la mancanza. Lei è uno chef in continua evoluzione, ha dato molto alla cucina, adesso sta preparando una novità, ce la vuole spiegare? Certo, credo di aver dato abbastanza alla cucina, ne ho ricevuto tantissimo. La novità è l'evoluzione di un'altra idea. L'idea iniziale era la Teverini Banqueting, una società in cui ci occupavamo di eventi, di banchetti. Da questa è nata un altro aspetto ancora più interessante, che è Food and Chef. Food and Chef sarà una linea di prodotti alimentari, partendo da marmellate, da prodotti ottenuti dalla frutta, fino a condimenti come ragù, salse verdi, eccetera.
Con Carla, capoprogetto di Food & Chef, andiamo a scoprire quali sono i prodotti e un po' la motivazione per cui è nata la linea. Bene, diciamo che già lo chef ha dato un quadro, no, di quella che è questa linea. In realtà noi la chiamiamo un po' per gioco un progetto visionario. Abbiamo tanti maestri ben orchestrati da Paolo che faranno per noi quelli che noi amiamo definire più che confetture, sono degli abbinamenti alimentari che possono far spaziare e far aiutare chi a casa vuol portare delle eccellenze, qualcosa di eccellente. Avete visto che sono già con noi altri nomi importanti, che sono Massimo Spigaroli, che ha fatto un magnifico ragù di Parma, al nero di Parma. Abbiamo Marco Viola, che è un maestro d'olio, come Paolo ci ha insegnato a chiamare, che non sapevamo neanche che esistesse, e che ci ha, diciamo, omaggiato di una linea di spremitura di un olio che ha vinto, tra l'altro, anche quest'anno come miglior olio al mondo, vero Paolo? Tutto il resto non è altro che un sogno, che è quello di portare nelle tavole degli italiani qualcosa di forse nuovo. Vediamo se questo sarà veramente la risposta che noi ci aspettiamo. Non lo sappiamo ancora, vediamo un po'. Massimo Spigaroli e la sua cucina del Senza, quali sono le preparazioni di oggi di Gusto in Scena? Oggi faremo dei soffici ai tre parmigiani, prendiamo tre qualità di parmigiano, le mescoliamo, ma più che altro poi daremo il nostro sapore, il sapore della mia terra. E quindi oltre a questo metteremo un po' di ricotta, quindi tutto quello che esce dal latte della nostra terra, e poi in più un brodo di gallina e poi una crosta di parmigiano che vuole ricordare un po' la nostra zuppa antica. Questo è un piatto, diciamo, che è l'evoluzione della nostra cucina. Poi invece preparerò un uovo fatto con una gallina particolare che alleviamo noi. Noi abbiamo questa azienda agricola dove ci produciamo qualsiasi cosa. Non proprio tutto, compriamo il caffè e il cioccolato, però tutto il resto lo produciamo. E quindi questo sarà questo uovo poché su una crema di patata dolce, e poi dopo metteremo degli asparagi e in più metteremo un croccante di culatello, molto interessante e molto importante. La mia è sempre una cucina di prodotto, una cucina che vuole rivalutare la mia terra, una cucina pensata per evolvere quei buonissimi prodotti che abbiamo proprio nella nostra zona. L'antica corte pallavicina vuol dire salumi, come ha detto giustamente, di territorio. Qual è il suo prodotto di punta? Beh, noi siamo ristoratori quasi da 100 anni, agricoltori da sempre e produttori di salumi forse da 200-250 anni, quindi sono le tre attività, una che valorizza l'altra. Produrre culatelli è un mestiere di famiglia, pensate che la mia famiglia li produceva già per il maestro Giuseppe Verdi, eravamo in mezzo Adria per lui e nel nostro contratto c'era che dovevamo macellare i maiali, facevamo i massalin o norcini a domicilio, quindi questo tutto è. E poi arriviamo nel 1882 all'antica corte pallavicina, incontriamo queste cantine incredibili fatte dai marchesi dove mettevano i culatelli che erano a pagamento delle affittenze del contado, quindi spettavano loro, e ci inseriamo in questo mondo incredibile di questo salume importantissimo, unico salume al mondo che profuma, quindi basta dire questo. E li produciamo ancora come allora i nostri salumi, senza additivi chimici, con il tempo, con le muffe nobili, e quindi questo sicuramente è un valore aggiunto, ma più che altro penso che contribuiamo a mantenere, diciamo, alta l'immagine dell'alta salumeria e artigianato italiano. Gusto in Scena 2015 prevede un percorso tra 17 ristoranti e 6 hotel con la cucina del Senza. Con Irina del Fritolin parliamo di quello che il suo chef ha preparato per queste serate, che sono iniziate il 28 di febbraio e terminano con il termine di Gusto in Scena il 3 marzo.
Sì, Daniele ormai sono parecchi anni che segue Gusto in Scena e ogni volta ha proprio sposato la filosofia di Marcello Coronini. In effetti mangiare è una cosa importante, è una cosa che devi stare attento a quello che mangi, perché se hai dei prodotti buoni e di qualità hai anche un benessere generale. E in più adesso si fa molta attenzione alla questione degli zuccheri e del sale, che usato malamente è molto nocivo. Tacos veneziano, quindi innanzitutto puliamo la polpa dell'ombrina dalla parte più scura, che è un po' più amara, e la scaloppiamo a pezzi grossi, che poi andiamo a marinare con del succo di bergamotto, del peperoncino e un goccio d'olio d'oliva. Dopo aver scaloppato l'ombrina, tagliamo il peperoncino a metà e andiamo solo a grattare il fondo della ciotola dove andiamo a mettere il pesce. Darà giusto la giusta quantità di piccante. Aggiungiamo il succo di bergamotto e ci mettiamo l'ombrina. Dopo aver messo a macerare l'ombrina nel peperoncino e nel bergamotto, aggiungiamo un po' di cipollina tritata grossolanamente e qualche foglia di menta per dare un po' di freschezza alla marinata. La cipollina andrà a sostituire la cipolla in un classico ceviche. Così qua. Giriamo la marinata verso il basso. E la lasciamo ferma un 5 minuti. Andiamo a comporre i tacos usando delle foglie di radicchio di chioggia come base per la nostra ombrina che ha macerato. Mettendo uno o due pezzi di pesce. Aggiungiamo qualche germoglietto e della salicornia, o anche da sostituire con un'erba dei germogli molto carichi di sale o iodati. Completiamo con un ricciolo di sedano che darà un altro tono di sale. E un filo d'olio. Una preparazione totalmente assente di sale, poiché usiamo la salinità naturale del pesce e delle erbe, che siano della barena o della terra, quindi delle campagne, e la parte amarotica del radicchio. Abbiamo due prodotti stupendi. L'IGP è fatto con aceto di vino e mosto di uva cotto o concentrato. Per quanto riguarda il di Modena, il tradizionale, invece, noi dobbiamo preparare le botti in modo tale che il legno assorba l'acidità e si bussi. Una volta fatto questo, si svuota dell'aceto di vino e da quel momento la batteria riceverà esclusivamente il mosto. Siamo in Franciacorta, nuove selezioni dell'azienda Cador, un'azienda che esiste dal 400, ma solo in che anno hai iniziato a vinificare? Abbiamo iniziato questo progetto nel 2007, adesso siamo partiti dall'estero, stiamo iniziando appunto in Italia con tre prodotti. Abbiamo un base di 40 mesi, poi abbiamo un rosé 100% Pinot Nero e poi la nostra linea Padosé del 2008. Villa Franciacorta, qual è il suo prodotto di punta oggi in degustazione?
Beh, qui a Venezia abbiamo portato tre prodotti che sono rappresentativi della nostra produzione, rappresentano tre brut millesimati ma in versione diversa. Abbiamo un satè, morbidezza, piacevolezza, un brut che rappresenta il classico prodotto con cui l'azienda è nata e poi una riserva del 2005. Venezia, gusto in scena, una spettacolare cornice che regala veramente, anzi che ci stuzzica, e abbiamo anche Chiara dell'azienda Ricchi. E vogliamo sapere quali sono le tue sensazioni in questa magnifica cornice e soprattutto con i tuoi vini. Sì, beh, la location, niente da dire, è uno splendore, questo è l'Italia, immagino. Quest'anno abbiamo portato tre prodotti, il nostro spumante in metodo classico, Chardonnay Pinot Nero, il Meridiano, che è Chardonnay con una percentuale di vitigno aromatico, e inoltre il nostro passito. Sono un pochino i nostri punti di forza, i nostri biglietti da visita. Abbiamo anche i grandi vini di Franciacorta, abbiamo Monzo Compagnoni, e auguriamoci che il brindisi sia lieto. Beh, è una bella manifestazione con una grande affluenza di pubblico, sia una delle poche manifestazioni che si fanno qua in Laguna, e quindi noi siamo 6 anni che partecipiamo e siamo sempre soddisfatti del pubblico e dell'accoglienza ai nostri vini in questa zona. Oggi proponiamo il nostro Brut millesimato della Vendemmia 2010, il Satin della Vendemmia 2009, noi produciamo solo vini millesimati, quindi questi fanno parte della nostra collezione insieme all'Extra Brut e al Rosé, e da ultimo la nostra riserva Blanc de Noir Nature del 2007. Oggi siamo a Prepotto con Ron Sorelli e i proprietari, l'azienda Ron Sorelli, che si presenta a Venezia. In effetti noi siamo qui a Gusto in Scena ormai da 4 anni, è un evento a cui ci teniamo particolarmente e qui partecipiamo sempre con grande simpatia. L'azienda è a Prepotto, sono 42 ettari di vigneti inseriti in un territorio di 72 ettari e il nostro obiettivo è fare vini di qualità nell'ambito dei vini autoctoni principalmente, quindi noi cavalchiamo il friulano, portiamo avanti con grande orgoglio lo schioppettino, che è un vino autoctono proprio del nostro territorio. Venezia ma anche Sardegna, quindi un gemellaggio. Abbiamo anche il responsabile, il direttore della cantina Sant'Adi. Siamo in Sardegna? Sì, certo, siete in Sardegna, siamo venuti qui a Venezia a portare sapori della nostra isola, che è appunto per abbinare a questo gusto in scena, anche noi portiamo i nostri gusti. Il Vermentino di Sardegna, il nostro Cala Silente, già nata 2014, oltre ai due rossi, che sono tenuti da uve Carignano, il Roccarubi e il Terrebrune. Tutta Italia a Venezia, soprattutto la Valle d'Aosta, con una grande azienda, la Source, e abbiamo anche Stefano, il responsabile e il produttore. Sì, siamo qua, facciamo l'abbinamento mare-montagna, quindi abbiamo portato i nostri vini delle alte montagne della Valle d'Aosta a contatto col mare, vediamo come va. Cosa ci presenti? Cosa mi proponi? Beh, indubbiamente per primo la Petit Arvin. Questo, io dico, è proprio l'abbinamento, il gemellaggio mare-montagna, perché un bianco della montagna si sposa benissimo con i piatti di pesce del mare.